nel 2005 a una conferenza a Milano conobbi un attivista guatemalteca che si occupava dei diritti indigeni, si batteva contro un'impresa mineraria. Io mi stavo per laureare in scienze ambientali e mi proposi, gli dissi: guarda, cioè, la tua presentazione è molto bella, ma mancano i numeri, mancano i dati. Pochi mesi dopo mi laureai, partì con un biglietto di sola andata verso il Guatemala e rimasi 2 anni in Guatemala a raccogliere prove scientifiche dello sfruttamento delle risorse provocate da questa miniera. Poi cominciai a lavorare anche in Honduras e nel Salvador, praticamente raccogliendo analisi dell'acqua, analisi del suolo, analisi del sangue, testimonianze della popolazione su cosa stava succedendo. Costruimmo il primo caso che nel 2007 arrivò ad essere il primo caso di un crimine ambientale portato alla Corte Interamericana dei Diritti Umani, e obbligò lo Stato del Guatemala a obbligare la compagnia minerale a cambiare il sistema estrattivo. Nella mia mente c'era sempre l'idea di non essere solo io, Flaviano Bianchini, in giro per il mondo a fare la raccolta dati e i casi legali, ma di essere una qualcosa di più strutturato. Nel 2012 divenni una Sciocafellow e grazie alla Sciocafellowship ho fondato poi l'organizzazione Source International. Noi siamo un'organizzazione composta principalmente da scienziati, però abbiamo anche degli avvocati in staff. Ci occupiamo di difendere le popolazioni che soffrono dello sfruttamento delle risorse. La comunità indigena nel mezzo dell'Amazzonia, che a un certo punto si ritrova le terre invase da una compagnia petrolifera, una compagnia mineraria, una compagnia di palma da olio o grandi piantagioni di caucciù per produrre gomma per i copertoni delle macchine, si ritrova impotente, chiama noi arriviamo, raccogliamo prove, insegniamo alla popolazione locale a raccogliere prove loro stessi, quindi a monitorare questa situazione, e portiamo il caso a livello legale. Denunciamo grandi compagnie, abbiamo casi aperti contro alcune tra le più grandi compagnie del mondo, principalmente minerarie e petrolifere, ma anche compagnie di palma da olio, di caucciù, di gomme delle macchine, tutto ciò che è sfruttamento delle risorse. L'organizzazione ha la sede in Italia, a Pisa. Poi abbiamo una sede distaccata negli Stati Uniti. In questo momento siamo 4 dipendenti full time e poi abbiamo un ragazzo che ci segue sostanzialmente con i video. Poi abbiamo tantissime persone che girano intorno, tra collaboratori, personale locale, volontari, tesisti. Raccogliere dati è stato molto difficile, chiaramente. Cioè, è stato difficile tutto, perché alla fine, da un certo punto di vista, ho dovuto imparare, conoscere il territorio. Tutti i bianchi che sono arrivati negli ultimi 500 anni sono arrivati lì per sfruttare e distruggere, quindi chiaramente la diffidenza nei miei confronti era altissima. Quindi insomma ci è voluto tanto tempo già solo a costruire comunque un meccanismo minimo di fiducia. Oggi abbiamo quasi 40 progetti, sono tutti dal basso, quindi creato un meccanismo di fiducia, cioè la gente si fida di Source, si fida di me, comunità indigene latinoamericane, africane, asiatiche. Ottenere la fiducia soprattutto delle comunità indigene latinoamericane ti assicuro che non è una cosa semplice. Quando abbiamo iniziato, quando ho fondato Source, la mia idea era, mi sentivo un po' una specie di Don Chisciotte, dicevo: vabbè, adesso mi metto a combattere contro i mulini a vento. In realtà poi alla fine della fiera abbiamo ottenuto tantissimi risultati. Già nei primissimi anni l'Honduras ha dichiarato 13 articoli della legge mineraria anticostituzionali perché violavano il diritto alla salute in base ai nostri studi, cambiando quindi completamente la legge mineraria, riscrivendone una più rispettosa della salute e dei diritti umani, quindi salvando, diciamo, migliaia, se non milioni di persone. In Messico, con un progetto nel quale noi abbiamo speso 25.000 euro, abbiamo ottenuto un risarcimento per la comunità di 50 milioni di dollari. In Perù abbiamo ottenuto a Cerro de Pasco la dichiarazione di emergenza sanitaria e di emergenza ambientale della città di Cerro de Pasco. La miniera addirittura a un certo punto ha deciso di chiudere e bonificare l'area. Abbiamo ottenuto in Mongolia che venissero liberati dei prigionieri di coscienza che erano stati arrestati per via delle proteste contro la miniera, perché abbiamo dimostrato che le loro proteste erano giustificate. Quindi in realtà, tutto sommato, abbiamo ottenuto veramente un sacco di risultati grossi, anche parecchio grossi, che non ci aspettavamo. Devo essere sincero, l'Italia che cambia non è nemmeno un concetto nuovo, nel senso che l'Italia è sempre cambiata.
Io credo che questo paese abbia sempre avuto, tuttora ha, tantissima inventiva, tantissime cose belle, nuove, diverse. Beh, il mio auspicio sarebbe che gli italiani la smettessero di piangersi addosso e cominciassero ad accettarci per come siamo. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.